Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Come pubblicato dalla 27esima ora, che è la rubrica di Corriere.it, nell'articolo di Costanza Rizzacasa d'Orsogna, per TripAdvisor la peggiore scocciatura quando si è in volo è il bebè che frigna. Insomma, quando si è in aereo il bambino che piange dà più fastidio del vicino logorroico, delle ginocchia stritolate sul sedile davanti. Addirittura il 37% dei britannici pagherebbe una maggiorazione per volare su aerei senza bimbi e il 74% li sfratterebbe dalla business class. Qualche compagnia come l'inglese Thomas Cook e la tedesca TUI Fly da qualche tempo offrono voli senza bambini, solo adulti. Ti sembra una buona idea, sì o no? No. Come mai? Perché i bambini sono nostri figli e giustamente non possiamo viaggiare e lasciare i bambini a casa, e non è giusto. Per me non è giusto, perché sono una mamma e quando viaggio devo viaggiare con mio bambino. Però bisogna educare i figli di stare tranquilli, dipende da ognuno di ciascuno di noi. Ecco, tu sei una mamma e nemmeno quando ti trovi per esempio nei ristoranti e i bambini magari vengono lasciati liberi a scorrazzare per il ristorante in mezzo ai tavoli, non provi un po' di fastidio? Quello sì, perché in ristorante, io vado in un ristorante per mangiare tranquillamente. I bambini, come ho detto prima, devono essere educati e stare a tavola con i propri genitori. In quel caso te la prendi col bambino, con i genitori o fai finta di niente? No, me la prendo con i genitori. Che non è giusto lasciare i bambini correre un posto pubblico. Ma direi che tutti hanno il diritto di viaggiare e se io ho un figlio desidero che venga con me e non voglio neanche avere limitazioni da dire no, non posso prendere questo volo perché mio figlio non può salire. Quindi no, cioè si mettono poi i tappini nelle orecchie o non so, cuffie, guardi un bel film e... Presumo che i voli per le famiglie rimarrebbero comunque a disposizione, però ne inventerebbero altri per coloro che vogliono viaggiare senza la presenza di bambini. Lo trovi discriminatorio? Sì, molto. Cioè, già comunque hanno magari business class o il divanetto, quello che vogliono, quindi se vogliono pagare di più l'aereo è per tutti. Ti capita mai di essere in un ristorante e di vedere dei bambini che scorazzano magari in mezzo ai tavoli e di essere infastidita? Oppure sopporti quel tipo di comportamento? Beh, diciamo che lo facevo anche io da bambina e quindi capisco. E non si può legarli al tavolo e ho visto che in molti ristoranti iniziano a avere zone dedicate al gioco e proprio le famiglie che le vengono messe appunto in queste zone per evitare di far confusione, e non penso sia una cosa molto difficile da implementare. Per me no, perché secondo me sono tutti uguali, siamo tutti alla pari, cioè non mi piace, mi sembra un po' un razzismo questo che si sta facendo sui bambini, però dopo io la penso così, cioè, c'è razzismo. Lei ha avuto figli? Sì, ne ho due, hai voglia, perciò hai voglia, ho volato con loro. Le è mai capitato di ritrovarsi in un luogo pubblico come per esempio un centro commerciale e faticare a tenere a bada i suoi figli? A volte sì, a volte mi è capitato di dover proprio fare le scenate per tenerli comunque a regime. Comunque cosa fattibile, cosa nel senso che comunque riesce a gestire bene la situazione. E le capita mai invece di essere infastidita dalla presenza di bambini di altri? Più nervosa sì. Quando è nervosa? Quando sono nervosa, che ho i cavoli miei per la testa, allora sì, reagisco un po' di essere innervosita, sì. Reagisce con i bambini o con i genitori? Più che altro con i genitori, non ce l'ho con i bambini, con i genitori che comunque non riescono a tenere a bada il figlio, non sanno farsi rispettare, cioè è il bambino che comanda, è il genitore sottomesso dal figlio, punto.